Questa sera tocca al centrale della Nocciole Marchisio Egea Cortemiglia commentare questa partita, Oscar Giribaldi, una partita sbagliata, interpretata male fin dall'inizio, gli avversari sono andati subito via, 8-2 al riposo e poi più nulla da fare per la rimonta. Sì, hai detto bene te Fabio, abbiamo purtroppo lo sport bello e brutto, a volte crudele, niente, abbiamo interpretato male la partita, abbiamo sbagliato all'inizio, loro hanno impostato bene il gioco, loro hanno fatto bene la partita e noi non siamo riusciti a reagire, nemmeno quando eravamo sotto abbiamo provato anche, però purtroppo non su quelle sere che purtroppo andava anche tutto storto e appunto lì. Tu di giocatori ne hai visti tanti nella tua carriera, dicevamo prima fuori onda, sono 19 anni di Serie A. Sì, guarda, tra Serie A e Serie B sono iniziato nel 2000, sono nel 2019, sì, sono 20 19 anni. 19 anni, ne hai visti tanti, beh, Cristian Gatto ne abbiamo già parlato. Di Gilberto Torino? No, bisogna fare i complimenti a lui e a tutta la sua squadra per come hanno giocato. E Gilberto ha giocato bene, ha impostato benissimo la partita, ha spinto quando era ora, ha fatto le calci quando era ora. Complimenti, sono tutti e due, sia lui che Gatto, sono comunque due giovani che avranno sicuramente un futuro roseo nella Pallapugno. Anche Cristian, a parte questa sera qua, comunque ha dimostrato che c'è, che tutto. È logico, bisogna testa bassa, bisogna lavorare, allenarsi e andare avanti. E pensare alla prossima partita, avanti, sabato a Mondovì, tra l'altro la daremo in diretta streaming, la partita di sabato prossimo a Mondovì, da non sottovalutare. Assolutamente, sarà di nuovo un'altra battaglia, un'altra partita durissima, là sono compatti tutti nel loro campo, e noi purtroppo a Cortemiglia ne abbiamo più pochi, per fortuna siamo riusciti a fare abbastanza gioco a Cortemiglia e ora comunque come detto bisogna partita per partita e prepararci al meglio possibile. Gilberto Torino, un punto pesante questa sera qui all'Augusto Manzo di Santo Stefano Belpo, 8-2 a riposo, 11-2 contro una squadra che stava veramente volando a mille, la Marchigia Nocciole Egea Cortemiglia. Beh, ti sei, come dire, riscattato bene questa sera contro questa squadra. Sì, come hai detto, la squadra di Cortemiglia stava affrontando veramente un periodo d'oro, diciamo, perché ha collezionato diverse vittorie importanti contro Campagno, contro Paolo Vacchetto. Stasera appunto sapevamo che era molto dura, però giocavamo in casa davanti a un bellissimo pubblico questa sera, quindi ci tenevamo a fare bene. Abbiamo iniziato subito a mille, la palla personalmente mi andava via, la squadra mi è venuta dietro e è stata molto compatta nei momenti decisivi. Quindi siamo scappati subito, poi abbiamo commesso qualche errore che ci è costato praticamente i due giochi che abbiamo subito. E poi nel secondo tempo siamo usciti determinati e l'abbiamo chiusa. Beh, i playoff adesso non sono più un miraggio, cioè ci credete ancora? Sì, diciamo che a inizio stagione arrivare a questo punto era proprio un miraggio. Adesso siamo qua, abbiamo i punti, 6 punti, vero? Abbiamo 6 punti. E abbiamo 6 punti e vediamo che accesso ai playoff non è un miraggio, ma è lì. Ci restano 4 partite, dobbiamo affrontarle veramente a mille, cercando di fare quello che possiamo, cercando di giocare bene, e poi se riusciremo a entrare sarà veramente come aver vinto il campionato quest'anno.